Ancora una notte là fuori e poi potrai andartene. Manca solo una notte là fuori e poi tutto sarà finito. Ancora una notte al fronte di omicidi che non troveranno mai una risposta. Ancora una notte. Una notte come le altre. Una notte di sangue. I'd like to know you, baby. Keep my baby too. Put my arms around you. That's all I want to do. If the sun don't shine tomorrow, I know I got you. I'd like to know you, baby. Keep my baby too. Non credevo che sarei arrivato a questo punto. Io, Victor Taylor. Mi sono bastate due notti e un giorno per risolvere un caso che assillava tutti gli abitanti di Bailey's Village da ben 3 settimane. Bailey's Village, gran bel posto di merda. Al limite del Texas e vicino al confine con il Messico, questo piccolo paese con solo 400 abitanti è luogo ideale per spacciatori e corrieri della droga. E proprio questo è il problema. I corrieri della droga sono il problema che assillano questo posto da anni. In particolare, da 3 settimane ne sono stati trovati morti 9. Ma dopo questa notte, e sono felice di dire sì cazzo, dopo questa notte sono trasferito, sì cazzo. Ma non dopo aver risolto questa questione che non mi fa dormire da ben 2 notti. Eccolo, Ted Baldwin, il mio collega. È da quando sono arrivato qui che mi dà le dritte per sopravvivere in questo posto. Ma me la sono sempre cavata, se no non sarei diventato detective. Sta di fatto che sarà proprio lui il nocciolo della mia dolente questione. Ciao Victor. Ciao Ted. Allora, io non voglio fare il ruolo della mamma rompicoglioni, ma gradirei una motivazione plausibile del perché mi hai svegliato alle 2 di notte per farmi venire in questo buco. Ora, io capisco che Bailey's Village è già un buco, ma questo è il buco del buco. I corrieri della droga messicani morti. Ah, ok, immagino sia una spiegazione plausibile. Ho scoperto chi e cosa si cela dietro. Credi di aver scoperto, non essere mai sicuro di te stesso. Tu conosci Jimmy Trevor? Sì. Era un detective dell'FBI, mischiato in caso di droga in queste zone 3 anni fa. Non ero ancora detective al tempo, mi hanno promosso dopo. Dopo la sua morte? Cosa vuoi dire, Victor? Ah no, non fraintendermi, non intendevo insinuare nulla, era giusto per sapere se lo conoscevi. Così eviterò la retorica sulla sua vita, era un bravo poliziotto, eccetera, eccetera, questi discorsi. Vuoi dire che c'è un nesso fra la morte dei trafficanti di droga e la vita di Jimmy? Cosa intendi con questo? C'è una donna. C'è sempre una donna di mezzo. Stavolta è il movente, Ted. Ero là quando ho sventato un omicidio ieri sera. E dove vai, bastardo? Allora, dov'è? Me lo devi dire, hai capito? Dove si trova? Oh, che succede? Fermo! Va tutto bene? Oh. Tutto bene? Abbastanza. Ho trovato questa nella sua auto. Non mi fraintenda, lei è qui da 30 minuti, io ne ho impiegati 20 per trovarla, significa che era ben nascosta.
Ho trovato anche tante altre cose, ma tutte uguali a quella. Forse si starà chiedendo perché non la sto interrogando in centrale, ma io sono un detective privato, quindi interrogo dove mi pare e piace, fino a prova contraria, ovviamente. Non prendiamoci in giro, signor... Jigen. Bene, signor Jigen. Sappiamo entrambi che lei è un trafficante e che io l'ho salvato da morte certa. Visto che lei è di ramo, saprà sicuramente dei suoi colleghi morti di recente, vero? Lo immaginavo. Senta, a me non interessa chi doveva consegnare quella roba, a me interessa indagare su chi vi sta facendo fuori in così grande quantità in così poco tempo. Sospetto che sia un vigilante, sia perché quando l'ho salvata l'aggressore era uno solo, sia perché seguo questo caso dall'inizio e sul logo del delitto c'è sempre la stessa firma. E appunto, secondo me è un vigilante, se non un serial killer con la motosega, uno di quelli che vanno tanto di moda da queste parti in Texas. Credo sia solo un ragazzo che cerca di farsi giustizia da solo. È un fantasma. Come? È stata la nostra più grande vittoria. E ora? Tornato. Non capisco. La sua morte è stata la nostra più grande vittoria. E ora è tornato. Chi? Jimmy Trevor, uno dei più grandi detective ed eroe nazionale del Texas. C'era quasi, gli mancava poco a sgominare quella che era la banda di trafficanti più influente nel confine. Ma qualcosa è andato storto. In un incidente autostradale, Jim Trevor perse la vita e con lui la sua partner. Può essere. O mi stai dicendo una cazzata o quello che ti stava pestando è... Pronto, Ted? Devi venire alla 14ª strada, numero 4. Devi occuparti di una persona. Jimmy Trevor. Mi desidera? Perché rispondi a nome di un morto? Non so, forse perché Jimmy Trevor non è morto, o forse sì. Perché ti spacci per Jimmy Trevor e vai in giro a fare il vigilantes? Cosa sei, un fanatico dell'eroe texano oppure sei solo in cerca di attenzione? No, guardi, lei sta sbagliando tutto. Non mi ritenga uno di quei pazzi fanatici che vanno in giro a fare giustizia per una deviata idea sociale. Io sono uno di quelli che va in giro a fare giustizia per i fatti miei, punto. Hai cercato di uccidere 10 persone e sei riuscito a farne fuori 9? Eppure non lo neghi? Senta, detective... Victor Taylor. Senta, detective Taylor, facevo anch'io il suo mestiere. Sebbene il mio ultimo caso risale a ben 3 anni fa. Però credo di non aver perso lo smalto. Quindi è inutile che ci dilaghiamo in questi discorsi inutili. Se è stato tu, no, io no, eccetera, eccetera. Lo smalto da... Senti, sei davvero Jimmy Trevor? No, perché sai, faccio un po' fatica a credere alle parole di un uomo morto. A uno che è stato dato per morto. Non è la stessa cosa. Posso? Fai pure. Io e la mia partner
Eravamo quasi arrivati alla conclusione del nostro caso. Mancava l'ultima ritata contro coloro che eravamo per certi. Erano i finanziatori dei trafficanti messicani. Ah, e non stiamo parlando di quattro immigrati da quattro soldi. Come finisce? Male. Qualcuno fa la soffiata. Io e lei ci becchiamo un incidente. Lei muore e io sopravvivo. Fine. Sta di fatto che tutto ciò che ero, per sua informazione, è morto in quell'incidente. Addio, detective. Fermo! Vuole spararmi? Detective Taylor? Fino a prova contraria, tu gli hai appena confessato l'omicidio di 9 persone e il tentato omicidio di una decima. Jimmy Trevor o no, io ti sbatto dentro comunque. Non è per vendetta ciò che faccio, ma per giustizia. Le persone che ho ucciso fino adesso servivano soltanto a scoprire chi aveva fatto la soffiata quel giorno. Non so il nome, ma so per certo che era un agente alle prime armi dell'FBI. E quando l'hanno promossa detective, è venuto proprio qua, a Bayless Village. Ecco perché mi trovo in questo buco. Magari lei lo conosce, detective Taylor. Bene, se è così, sbatti in galera il vero colpevole degli omicidi e dell'omicidio di Jimmy Trevor. Io sono morto ormai. Non esisto più. Storia di merda. Già. E alla fine che cosa pensi? È lui Jimmy Trevor secondo te? Non lo so. So solo che qui a Bayless Village c'è un poliziotto che tempo fa ha fatto una soffiata contro Jim. In questo gli credo. Mi dispiace finire un'amicizia così, Victor. Ti mancavano 6 ore al trasferimento? Potevi farti anche i cazzi tuoi per una volta, Victor. Prenda questa, Detective Taylor. E ora mi faccia fare il mio mestiere. E lei mi lasci fare il mio. Come le ho detto prima, lei ha confessato l'omicidio di 9 persone e il tentato omicidio di 1/10. Prima l'ho lasciata andare perché sono rimasto sconvolto quando ho capito che il figlio di puttana che aveva fatto la soffiata era Ted. Ma adesso sono più deciso che mai. Non le posso dare torto, detective. Come le ho detto prima, anch'io facevo il suo mestiere. Pagherò per i miei reati, ma questo figlio di puttana è mio. No, merita un processo! Andiamo, detective Taylor! Non crederebbero mai alla storia di un morto. E poi ho cambiato idea. Fare l'ergastolo per 9 figli di puttana che hanno meritato la mia giustizia. Non me lo merito. Le avviso. Se spara Ted, io sparo a lei. Non mi lascia altra scelta. Oh!
so se quel tipo era veramente Jimmy Trevor oppure un impostore fanatico. Sta di fatto che a Bailey's Village la notte di sangue è finita, ma ne sarebbe iniziata un'altra.